Come al solito siamo alla ricerca dell'acqua, ma il nostro problema più grande, le fontane sono tutte chiuse perché gela. Nada. Nada. Nada! Abbiamo trovato l'acqua. Eccolo qui il carico e scarico. Abbiamo trovato anche lo scarico e carico. Possiamo svuotare la popò. No, a popò non lo so. Aspetta, non esageriamo. Sì, svuotiamo tutto noi. Ci svuotiamo completamente di ogni nostra Ma acqua anche qua c'è sporca. l'acqua, secondo te butta? Speriamo. Dai, guardami come sono messo, non riesco a capire, sono in controluce. Vai un po' più avanti. Ancora un po'. Ok. Io adesso vado a fare la pipì. Vi lascio qui in compagnia della Beatrice, che si è appena svegliata e sicuramente non ha un umore molto felice, vero? Sei arrabbiata? Giù? Adesso ti faccio scendere. Posso andare a fare la pipì prima? Ok, vi lascio qui con Bea. Allora, siamo a Caraglio e abbiamo trovato qua. Mi metto bene le scarpe. Esco sempre con le scarpe modello pantofola. Allora, dicevo, siamo arrivati a Caraglio. Abbiamo trovato un camper service qui davanti al cimitero. Metto gli occhiali che sennò il sole mi dà fastidio. E, solo che ci abbiamo messo un po' troppo tempo, è già mezzogiorno, quindi non riesco ad andare dal carrozziere, dal rivenditore di camper, per quel problema che ho dell'incidente. Allora mi sa che cambiamo programma e adesso facciamo pranzo, poi andiamo su ancora in montagna, in Valmaira, nell'alta Valmaira, fin quanto si potrà salire. Non so, la strada. Non so niente, però andiamo in Alta Valmaira. Poi vi dirò dopo. Ah, sento il rumore dell'acqua. Credo che stia strabordando. Esatto, quando è pieno sbrodola da sotto. Madonna, si è diventata dura sta gomma con l'acqua così fredda. Quindi adesso ci mangiamo un boccone e poi andiamo su. Diamo il tappo. Anche il tappo devo cambiare, raga. Sono messo malissimo. Thank you.
Io mangio quella di pere e cioccolato. Guarda che bella. Che strano sensazione. Come mai fa? Ci sono i pesci? Che acqua bellissima che c'è. Bello, eh? Un misto tra verde, blu, marrone, ma sì, infatti, giallo. Guarda, nella GoPro escono dei colori stupendi. Certo. Domani veniamo a fare una dronata qua, eh? Ok? D'accordo. Perché siamo a 3 minuti. Il navigatore mi dice 3 minuti, però 3 minuti con una lancia delta. Ci sono le favole. Un camper! Piccolo. No. Se ne va. Non andare via, aspetta. No. Se non mi fate passare a me, non passa nessuno qua. Mi piace. Luca sta diventando sempre più cattivo con questo camper. Camperisti! Mi dispiace infrangere le regole, ma il campeggio è chiuso. Ci abbiamo provato, eh? Siamo andati a vedere. Però è chiuso, pieno di neve. Siamo qua con la speranza che nessuno ci trovi da dire. Comunque il posto poi ve lo faccio vedere un po' meglio, ma in linea di massima posso dire che è questo. Stasera mangiamo broccoletti al vapore. Poi ho comprato sugo, pomodoro e porri. È un prodotto dell'azienda montana, vabbè, senza fare troppa pubblicità, che non conosco, però praticamente dentro non ha nulla di particolare. Polpa, passato di pomodoro, porro, olio extravergine di oliva, carote, zucchero, sedano, sale, erbe aromatiche e basta. Origine del pomodoro, Italia. Prodotto in provincia di Cuneo. Così magari possiamo farci la polenta con il sugo di porri. E quando dicono che i camperisti non spendono soldi nei luoghi in cui vanno, beh, nel nostro caso non è assolutamente così, perché
A noi piace mangiare e quindi per mangiare bene devi andare nei negozietti locali e non dentro i grandi supermercati per trovare appunto le cose buone da mangiare. Il formaggio, per esempio. Lì quanti colori che ci sono qua, Hai visto che bel piattino che faccio? Hai visto? Guarda quanta roba che c'è lì. Sembra buono. A tavola! Chi è che c'ha meno carne? Stavamo per fare un macello. Chi è quello lì con la bocca aperta così? Chi è? È fuoco. È un drago? Che è fuoco. C'è il fuoco in bocca?